3-0. Mi sembra di vedere, boh, la fotocopia di prima. Senza un ma, senza un perché l'ha distrutto. Io invece a 0 con Kiko Sway mi sono terro, ragazzi. La cosa, ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore dello Amigos nel negozio. Bene, spero ti sia chiaro. Come state, video? Spero come sempre la grandissima. Ragazzi, oggi vi riporto il nostro CRR italiano, nonché il nostro Kiko Sway, che se vi ricordate, quando l'ho fatto vedere qua sul canale, faceva delle partite allucinanti, scioglieva completamente gli avversari. Bene, oggi Boni mi ha portato uno sfidante molto molto pieno di sé, che pensa di poter battere il nostro CRR italiano senza nessuna fatica. Voi, mi raccomando, dovete solo spollicciare e fatemi sapere nei commenti secondo voi com'è, che ne pensate dopo che avete visto i fight. E vi ricordo che se volete fare dei provini o comunque essere tra questi sfidanti, potete passare da Boni Sosa, link qua sotto in descrizione del suo canale. Perciò mettetevi super super comodi, prendete la nostra Coca-Cola, popcorn, ed ora sì, come sempre, let's go. Allora Boni, eccoci qua. Oggi mi hai portato uno sfidante per il nostro CRR italiano. Esatto, esatto. Ti ho portato una persona che, diciamo, non conosco benissimo, però ho visto un pochino di clip, mi sembra abbastanza bravo. Pronto a spaccarlo? Vediamo, esatto. Vediamo. Devi stare attento, perché Kiko scioglie, Kiko l'abbiamo visto scioglie, quindi invitalo pure, ci parlo e poi invito Kiko. Signor Blunt, mi dicono qui che lei vuole sfidare il nostro CRR italiano. Sì, pensavo che portavi qualcuno più forte, Los, però... Beh, Kiko... Kiko è Kiko, io te lo dico... Tu giochi da MK o pad? Pad. Ah, allora magari giocate con le stesse armi. Adesso te li invito subito. Io penso di vincere proprio la partita. Ah sì? Sì. Kiko? Scusate, ho sentito il gioco tolta. Ah, ecco. Devo lanciarti i soldi per far parlare. Come ti ho detto, c'era uno che ti vuole sfidare. In questo caso è Blunt. Che dice... Blunt. È da pad. E dice che può batterti senza problemi. Guarda, ti sta facendo anche il pagliaccio. Dimostra di che pasta sei fatto. Quindi mettete pronto e andiamo tanto a vedere. Prende questa. Oh! Ha il paddino come te, quindi le stesse armi ce le avete. Allora ragazzi, come sempre, il primo che arriva... Anzi no, questi sono 10 round, quanti sono? 10 round, va bene, finite la sfida, vediamo un po'. Finite la sfida, 10 round facciamo. Deciderà direttamente il gioco il vincitore. Dai, qua 10 round sono lunghi, però. Dici? Vedremo, sì. Vabbè. Allora raga, noi teniamo la regola di 5. Poi magari se arrivate 4 a 5, 5 a 5, finite voi il round. Oh, gli è entrato 33. Vediamo un po'. Vedo come fa la sua parte, cinese. Buoni, qua si danno botte e risposta. Esatto, esatto. Sta cercando qualche pick. Gli è entrato nel box, ma il primo round va al nostro CRR italiano. Ma è solo fortuna. Devi stare attento, tranquillo. Blunt, ad entrare così, perché ti può sciogliere, come hai visto. Da un lato. Non è uno che se la gioca, se non è che la cambia, almeno ci prova. Sì, almeno ci prova, ma oh! Come l'ha chiuso dentro quel box. Oh, di nuovo, gli mette il cono, si prende un hit. Prende un hit. Tenta di prendere il muro. Tenta di curarci. Sento il rumore del loro pad. Sì, sì, stanno tryhardando. Non è il mio. Ah, è Blunt che sta schiacciando di tutto e di più. Cerca di prendere il muro. Li ha preso il muro, li fa 36 il nostro Kiko. Sa usare tutti i trucchetti del gioco. Cerca di chiuderlo, ma è andato su. Eccolo lì, è sotto, 36. Vediamo un po'. Gli mette il cono, lo chiude di nuovo nel suo box ed è uscito. Non si sa come, è sfuggito proprio. Ho perso Blunt, non so dove sia. Eccolo lì sopra, che allora inizia a martellarlo. Fa il doppio edit, non lo becca. Attenzione. Cerca di uscire da qualche parte, ma gli ha messo il pavimento. Non può uscire di nuovo. Qua li fanno. Quanto li fa? 90, non so. Oh, 90 e 90. E si porta a casa il secondo round. Rimane però sempre in high ground. Blunt riesce a tenerlo. Non si fa fregare. Due volte 31. Kiko non perdona quando ti aggancia. Cosa si inventa questa volta Blunt? Kiko gli mette il cono e dentro il suo box di nuovo come prima. Lo hitta, lo misse di nuovo. 3-0. Mi sembra di vedere, boh, la fotocopia di prima. Vediamo un po'. Mamma mia. Qua l'ha distrutto proprio. Distrutto meccanicamente. Qua, senza un ma, senza un perché l'ha distrutto. 4-0. Blunt, devi iniziare a vincere, perché se no
La vedo grigia. Si lancia un po' di vento. Lo sta sbeffeggiando il nostro Kiko. Giustamente. Certo. Visto che è arrivato bello sicuro. E il risultato dice tutt'altro. Andiamo, Kiko. Cerca qualche pick. Cerca adesso di andare in Aig. Quello là. Vediamo se riesce a tenere l'Aig, a prenderselo. Mette il cono. È suo. È suo. È suo. Vediamo. Sopra di lui. Evita il cono. Si boxa questa volta all'avversario, quindi Blunt. Entra! Madonna, non so come, non... Boh. È riuscito a sfuggire dalla situazione, è entrato così, con una pompata! Lo scioglie, gli toglie tutto lo scudo. Perché magari può clutcharlo in qualche modo. Attenzione, Kiko deve stare attento, le fa 180, 5-0. Adesso Blunt può solo o pareggiare o finire 10-0, che sarebbe veramente brutta. Ma è normale, quando arrivi qua, pieno di 6 in questo caso Blunt, può succedere questo. Boni, tu come prevedi questa sfida ormai già dopo 5 round? Guarda, io pensavo che Blunt riuscisse a fare qualcosina, invece niente. 5-0, cioè, parla chiaro, eh. Beh, Boni, c'è il nostro CR italiano, non è, si chiama mica così per caso. Se l'hai guadagnato. Però sì, cioè, comunque sa giocare, non è come certi bot che mi hai già portato. Ma ancora gli manca di livello. Infatti. Per ora, magari adesso cambia tutto, inizia a fare cose che non ci aspettiamo. Mamma mia, 75, e lo piccona. Oh my god, 31. Oh my god. Settimo round. Vediamo un po'. Cerca. Oh my god. Oh my god. Kiko quando spara, cioè, pazzesco. Vediamo. Non riesce a prenderla al ground, quindi tenta adesso di tirarlo un pelino giù. Lo missa l'avversario. Gli fa solo un hit da 32. Decide di prendersi il tempo e farsi lo shieldone. Tenta allora di salire lui, visto che Blunt è rimasto nella sua posizione per non perdere l'high ground. Sta scendendo adesso Blunt. Deve stare attento. Li prende. Oh, come ha ereditato quel cono. Come l'ha ereditato in un secondo. Andiamo qua. Blunt si prende un hit devastante, tipo 90. Flexa un attimo i suoi edit. Kiko cerca di risalire. Free mazzo. Ha finito il mazzo, ha finito il mazzo, potrebbe essere un vantaggio per lui. Una ghiotta occasione. Sì. Oppure lo tira giù. Niente da fare, niente da fare. Quanto siamo? 7-0. Riesce comunque sempre a tenere like il nostro Blunt. Eccolo lì, è uscito, gli mette il cono e niente, 75-150, non c'è partita. Io 10-0 con Kiko Sway, mi sotterro, ragazzi. Attenzione Kiko, tenta il tutto per tutto. Vuole fare questo così. Lo vuole fare. Se la vince anche così. Se lascia del pompa mi dissocio totalmente. Tutto ha lasciato, tutto. No, lasciato. Non ha lasciato niente, tu gioca che ti ha fatto tanto. Shieldino, tieni. Glielo rilancia. Non vuole 6 shieldini. Non li vuole. Cerca allora di risalire. Vediamo se riesce a prendere like. Oh, 60 headshot. Devi stare attento. Devi stare attento. Non so quante cure abbia ancora Blunt, ma si è già preso un po' di hit. Esatto. Cerca di fare qualche prefire. Non tira fuori la testolina. Sta ricaricando l'arma. Ci prova allora adesso Kiko ad andare in Aig. Oh mio Dio. Vabbè raga, ormai finiamo questo round. Giocare sembra che sappia giocare. Comunque, cioè, edita, fa. Però, qua è un altro livello. È un altro livello. Bello. Ragazzi, sta entrando Blunt, lo missa, lo prende un po', ma non è abbastanza. Kiko Sway finisce con la sfida. E ragazzi, di tornare in lobby e analizzare quello che è successo. Allora, Boni, mi avevi detto che mi portavi uno che aveva alte probabilità di batterlo. Io direi Blunt, può essere per l'emozione, ma anche togliendo l'emozione, sei arrivato super sicuro di te e ti abbiamo dimostrato che è difficile battere il nostro CR italiano. Però ci potrebbe essere un'altra occasione se ti alleni, se ti dai da fare e se torni con magari un po' più di umiltà. Kiko, che ne pensi? Com'è andata, Kiko? Com'è andata?
Marco, dimmi. Non mi sento, mi sta crashando tutto. Vabbè. Kiko, ragazzi, gli è esploso il modem, gli è esploso tutto. Meno male che è sfinita la sfida, perché sennò era un guaio. Blunt, vuoi dire qualcosa prima che saluti? No, niente di che. Ok. Ho il dick, ci ha preso. Ok, ok. Bene, bene. L'importante è essere consapevoli. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bonnie, continua a portarmi gente, così vediamo se troviamo gente all'altezza. E fate come sempre, bravi. Ciao, ragazzi.